Siamo DJ, non fashion blogger. Con chi ce l'ho oggi? Ma lo scopriamo dopo la sigla. Nel frattempo ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Ci hanno detto, ci dicono tutti i giorni che adesso bisogna spostarsi su Instagram, che Instagram è lo spazio del momento, è il social del momento, che bisogna essere lì in qualche modo. Siamo costretti ad essere lì. Ed ecco che qualcuno pensa bene di seguire certi esempi per riuscire ad attrarre like e contatti. Ecco che sempre più si vedono profili che hanno ben poco da assimilare ai DJ e molto più ad altre figure professionali. Parliamoci chiaro, niente in contrario ai fashion blogger. Il fashion blogger è un mestiere vero e proprio ed è anche molto difficile riuscirci, perché è un mercato veramente saturo, è una figura molto richiesta, però difficilissima da ottenere, soprattutto difficilissimo ottenere quel livello necessario per potersi affermare. Quindi non è un discorso contro i fashion blogger. È un discorso contro chi cerca la strada più adatta per un fashion blogger per poter affermarsi come DJ. Che per carità va bene, ma dobbiamo rendersi conto che sono due mestieri completamente diversi. Pensando a questo mi vengono in mente alcuni personaggi di cui non farò nome perché non è carino, ma che hanno un po' perso la strada da dove sono arrivati e perché. Vedi dei canali YouTube di qualcuno completamente impazzito e si mette a fare vlog e magari potrebbe invece dedicare a fare musica o a coltivare la sua musica che ha un po' perso la strada di casa. Ci sono quelli che si fanno le foto in piscina o le foto con i personaggi di qua e là che cercano di rincorrere certi personaggi del web come se questa fosse la strada per riuscire a parlare di musica. E poi ci sono tutti quelli che cercano di emulare questi esempi con scarsissimi risultati. Allora, è vero che dobbiamo essere su Instagram e che Instagram magari è lo specchietto delle allodole perché conta più l'immagine dei fatti. Devi aizzare l'occhio e l'orecchio delle persone, quindi far incuriosire, e non sempre a questo corrisponde una sostanza dei fatti. Però, di lì a impostare il proprio profilo soltanto con foto di piscine e macchine veloci, sinceramente non credo porti a qualcosa, soprattutto per chi è uno wannabe che vorrebbe vivere la vita di altri, ok? Il fatto che tanti seguano questa strada non significa che sia la cosa giusta da fare, perché è vero che i bei paesaggi, il lusso, le belle donne, eccetera, portano like molto più immediati. Okay. Però non sono quei like che servono a chi vuole fare musica. Sono quei like che servono a chi vuole vendere prodotti, che siano magliette ma anche attrezzature per DJ, non lo metto in dubbio. Però a quel punto l'obiettivo è altro. Se qualcuno ti segue perché gli piace la vita che fai e sogna di fare quella vita lì, magari ti compra la maglietta ma non ti viene a sentire quando suoni. Il suo obiettivo è diverso. E il ruolo è diverso. Certo, i grandi marchi cercano delle figure così, anche i marchi di prodotti per DJ e di attrezzature. Però a quel punto uno decide di impostare la propria vita per quello, sull'immagine, che per carità non è sbagliato, ma non è semplicemente adatto a tutti. Ci sono vari modi di poter creare contenuti e alle volte il like facile che attira ti porta sulla strada sbagliata, perché ti toglie credibilità. La credibilità che si ottiene nel lungo periodo e nel lungo percorso non è comprabile con i bot e con dei contenuti di facile presa che però ti portano in altri ambiti. E allora cerchiamo di prendere le distanze da queste figure che hanno il loro senso, sono semplicemente dei fashion blogger travestiti da DJ. E purtroppo, lo dico con una grande amarezza, è soprattutto grave la situazione per quanto riguarda le donne. Basta cliccare sugli hashtag DJ o House Music e vedi tutto un campionario di bikini,
di sette con molti pochi vestiti, di tutta una serie di commenti di persone che esaltano la scollatura, la camicetta o quant'altro e che hanno ben poco a che fare con la musica. Va bene, lo sappiamo che una bella presenza aiuta e va benissimo così. Però purtroppo ciò è molto deleterio per chi veramente suona e suona bene. E parlo alle donne, magari di questo discorso ne parlerò in maniera più approfondita. Allora bisogna fare una scelta. Fai la modella, fai la DJ. Puoi essere anche una che arriva a fare la DJ passando per il percorso di modella, e ce ne sono migliaia. Quando ero a Londra, era proprio le agenzie di modelle che vendevano le serate nelle discoteche techno. Quindi, cioè, proprio passaggio diretto. E va bene così in un certo tipo di contesto. Però, se invece vuoi puntare su altro, sulle qualità come DJ e come producer, è bene prendere le distanze da queste dinamiche. E è possibile, è faticoso. Ma è comunque molto più interessante il risultato che si ottiene. Cerchiamo di valutare con una certa oggettività quelle che sono le nostre qualità, le nostre potenzialità e di scegliere il percorso giusto per riuscire a creare la propria strada. Poi chi prende altre strade non c'è bisogno di criticarlo o di offenderlo, ha semplicemente optato per un'altra soluzione diversa dalla nostra. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. E continua a seguirmi su Essere DJ Oggi. Alla prossima!